Buonasera e bentrovati dunque in questa seconda edizione del TG6 che apriamo dopo aver sospeso la diretta per quel che concerne la presentazione dei calendari della Serie B, ma torneremo a parlarne diffusamente sia nel corso di questa edizione sia dopo appunto il TG6. Apriamo con la cronaca, lo abbiamo già accennato nel corso della precedente diretta degli scontri che ci sono stati all'Aquila proprio in occasione dell'arrivo in città del Premier Matteo Renzi. Ecco, queste le immagini sono freschissime, sono di circa un'ora fa, con il Premier che è atterrato all'aeroporto di Pretura e poi c'era questo tour che era previsto. La prima tappa era l'arrivo a Palazzo Fibbioni, ovvero la sede del comune. Come possiamo vedere, è una città blindata dalle forze dell'ordine, che hanno fatto fronte alla rabbia dei manifestanti. Renzi, vattene dall'Abruzzo, vergogna, sono le urla che sono risuonate sulla strada che collega la nota Basilica di San Bernardino con la nuova sede ristrutturata del comune dell'Aquila, appunto l'antico Palazzo Fibbioni. Da programma il Premier, dopo l'arrivo all'aeroporto di Preturo, sarebbe dovuto giungere proprio a Palazzo Fibbioni, ma i manifestanti che protestavano contro le trivelle nel mare abruzzese e per le tasse richieste ai terremotati dall'Unione Europea hanno sfondato il cordolo di servizio d'ordine, invadendo l'area protetta dalle forze dell'ordine fino ad arrivare alla villa comunale. Alla villa, infatti, era prevista la seconda tappa del Premier per far visita al celeberrimo istituto di alta formazione scientifica, il Gran Sasso Science Institute. I manifestanti hanno sparato anche dei fumogeni che hanno fatto alzare i livelli di tensione, tanto che all'altezza della villa le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno fermato i manifestanti con la forza. Un ragazzo aquilano è stato respinto e ha riportato un trauma cranico che ha richiesto l'intervento dei sanitari. Il Premier Renzi poi è riuscito a entrare nel Gran Sasso Science Institute, dove si trova appunto ora all'interno. Non ha al momento rilasciato dichiarazioni, non sappiamo neanche se lo farà nel corso di questo suo tour, se ne rilascerà, insomma, a margine dell'incontro previsto quest'oggi. Ma insomma, vedete, grande tensione, diversi comitati hanno manifestato e stanno manifestando due temi principali, quello delle trivelle e appunto il tema delle tasse. Su questo il confronto dunque più aspro con il Presidente del Consiglio. Chiaramente per tutti gli ulteriori sviluppi della vicenda vi rimandiamo alle prossime edizioni del TG6, magari anche la rassegna stampa di domani mattina, comunque le edizioni prossime del nostro telegiornale per ulteriori verifiche di quanto accaduto nel capoluogo d'Abruzzo. Come vedete, comunque grande tensione proprio per l'arrivo del Premier. Possiamo proseguire perché abbiamo avvicinato questa mattina il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Dunque restiamo nella pagina della politica molto ampia in questa edizione del TG6 e con lui abbiamo parlato dell'eventualità del rimpasto in giunta regionale, un'eventualità che è stata confermata proprio dal governatore. Sul rimpasto di cui tanto si parla in regione, entrerà il consigliere Gerosolimo e uscirà l'attuale assessore Mazzocco, oppure resterà tutto com'è? No, io guardi, mi sono occupato poco, nonostante il mese di agosto è stato esigentemente impegnato anche su questo. Quello che è certo è che risolviamo anche questo problemino che ci trasciniamo dall'inizio della legislatura, anche in ragione di un'assurda legge elettorale che ha fatto in modo che chi vincesse, nonostante che io ho doppiato tutti i miei avversari, vincesse il meno possibile e chi perdeva perdesse il meno possibile. È un meccanismo a orologeria che naturalmente non li porterà, quelli che l'hanno inventata, da nessuna parte. Noi daremo ulteriore stabilità all'organo di governo, quelli che sono stati trattenuti fuori dall'esperienza di giunta entreranno e troveremo formule più avanzate di coinvolgimento di tutti quelli che hanno idee e buona volontà. Rassicuro gli abruzzesi che non è una grande questione e che all'ordine del giorno la sua soluzione.
Ed entro la fine del mese la Giunta regionale approverà il rendiconto del 2013. Si parla di oltre 500 milioni di disavanzo e la preoccupazione è quella di un rincaro della pressione fiscale. Potrebbe tradursi in una stangata per i cittadini abruzzesi, il disavanzo accumulato dalla regione Abruzzo. Lo hanno chiamato il nodo delle regioni e tutto era partito dalla regione Piemonte, al quale la Consulta ha di recente bocciato il bilancio. La preoccupazione arriva a casa nostra pensando alla cifra totalizzata tra vecchio e nuovo governo e si punta a gestire un rientro dilazionato per non dover aumentare la pressione fiscale già molto alta su tutto il territorio. Ma intanto abbiamo certificato finalmente, costruendo il primo riaccertamento dei residui, che il disavanzo al 31 dicembre del 2013 è di 538 milioni di euro. Noi abbiamo dei documenti contabili non riallineati, manca ancora il 12, l'abbiamo concluso, il 13 finalmente l'abbiamo concluso e poi il 14. Rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale sulla Regione Piemonte, l'ulteriore rischio è che i 538 milioni che abbiamo certificato provenire dal passato di debiti ormai cristallizzati si possano aggiungere ulteriori 174 milioni. Stiamo però verificando che intanto quei 174 milioni rientrano dentro i criteri di quella sentenza e successivamente, ovviamente, insieme alle altre 18 regioni, perché 19 sono coinvolte, chiederemo al governo nazionale di produrre una novazione legislativa a livello nazionale in modo da poter affrontare senza toccare le tasche dei cittadini il problema. Si parla ovviamente di un allungamento del periodo di ammortamento di un eventuale debito che si incrementerebbe in ragione di quella sentenza. Cosa impone il decreto? Ma il decreto in realtà impone che il mutuo che era stato acceso nel passato non poteva pagare spese correnti, in realtà doveva semplicemente essere utilizzato per ridurre i tempi medi di pagamento. Io ritengo che l'Abruzzo lo abbia, diciamo, utilizzato bene quell'anticipazione di cassa tramite accensione di prestiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma comunque è un qualcosa, è un atto che proviene come 538 milioni di euro di debiti dal passato, certificheremo, verificheremo e poi produrremo le soluzioni. E torniamo all'Aquila, ma parliamo delle problematiche in maggioranza nel Comune, perché è stato votato questa mattina all'alba il bilancio di previsione, una maratona contrassegnata da liti e strali nella maggioranza, dove socialisti, Rifondazione e SEL sono ad un passo dall'addio. Il sindaco Cialente annuncia la crisi di maggioranza e parla addirittura di elezioni anticipate. Nonostante l'ostruzionismo dell'opposizione, che ha presentato oltre 300 emendamenti ai ribelli della maggioranza, è stato approvato alle 6:30 del mattino il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila per una manovra complessiva di 1,5 miliardi di euro. Il voto contrario del consigliere socialista Gianni Padovani, frutto di vecchie ruggini con il centrosinistra, è costato tuttavia la testa dell'assessore dello stesso partito Giancarlo Vicini, che oggi rimetterà la delega aprendo l'ennesima crisi in Comune. Quella uscita dall'aula consigliare stamani all'alba non è più una coalizione, fra i ribelli anche Rifondazione e SEL. È chiaro che ormai non c'è più una maggioranza e la mia amministrazione quasi sicuramente cadrà, ha commentato a caldo il sindaco Massimo Cialente. Campicchiare per stare seduti su una poltrona è vergognoso e da irresponsabili. Ritengo sia il momento di ridare la parola ai cittadini. A fine consiglio Cialente ha comunicato in aula la decisione di escludere dalla giunta l'assessore socialista. L'intenzione è quella di sostituirlo con il consigliere dell'API Pierluigi Mancini. Tuttavia il risico degli assessori potrebbe non finire qui. Un altro momento di duro scontro durante la maratona notturna del Consiglio c'è stato in occasione della discussione su un emendamento a firma di Rifondazione Comunista che mirava ad escludere l'area di Montecristo dal piano di rilancio turistico del Gran Sasso e per il quale hanno votato a favore anche i consiglieri di SEL, Giustino Masciocco e Pierluigi Mancini dell'API, evidentemente non così entusiasta di vestire la casacca di assessore. Un sì, quello dei ribelli, davvero mal digerito dal primo cittadino, che a questo punto sembra pronto a cacciare dalla giunta anche gli assessori di SEL e Rifondazione, Betti Leone e Fabio Pelini, mettendo le mani ad un ennesimo rimpasto. E ora a Pescara l'ex vice sindaco Berardino Fiorilli, dopo la polemica a distanza con il PD, parla dell'ordinanza del 2012 e di quanto accaduto negli ultimi giorni.
Fiorilli, prosegue la polemica sul mare inquinato di Pescara, una polemica tra centrodestra, centrosinistra e nelle ultime ore con il PD. Lei oggi ha portato dei documenti per smentire l'esistenza nel 2012 di una ordinanza che non sarebbe poi stata emanata dalla Giunta Masciari. Ma una tecnica poco edificante, quella di cercare di screditare l'avversario, in questo caso sarei io, soltanto perché ho sollevato un problema reale che esiste in città, un problema tra l'altro gravissimo. Cercare di denigrare l'avversario facendo perdere credibilità non è corretto, oltre che non porta nessun frutto se non quello di aggravare la situazione. Qui abbiamo le carte che smentiscono le dichiarazioni, diciamo così, leggere di Marco Presutti, riprese poi da alcuni titolari di stabilimenti balneari, secondo cui non avrei diffuso un'ordinanza. Non è vero, questo è smentito dalle carte che poi lascerò a disposizione di chiunque, ma anche se fosse vero nulla toglierebbe le responsabilità di chi ha commesso la stessa cosa, quindi assolutamente non ci si può aggrappare in questo modo a proprie responsabilità che sono state evidenti, palesi per ammissione dello stesso sindaco, che ha detto di non aver voluto divulgare un'ordinanza per contemperare costi e benefici. Questo è il fatto gravissimo ed è ammesso dal sindaco Alessandrini, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lui in commissione e quindi è verbale. Oggi restano delle conseguenze gravissime sulla città e non bisogna accusare chi ha sollevato il problema, credo che chi l'ha creato vada assolutamente perseguito e punito. Noi chiediamo che la punizione più esemplare per un sindaco che ha tradito la sfiducia dei cittadini sia quella delle dimissioni. Non ci interessano tanto le responsabilità penali o di altro tipo che saranno accertate nelle sedi opportune, per noi la sanzione più grave che deve subire una giunta incapace come quella della giunta Alessandrini è quella delle dimissioni e credo che vadano rassegnate subito, se non chieste fortemente dai partiti che sono in Consiglio Comunale in opposizione, ma anche della cittadinanza tutta. E torniamo alla visita aquilana del Premier Renzi, perché sono giunte in redazione anche le immagini dell'approdo nel capoluogo del Presidente del Consiglio e ci sono anche le prime dichiarazioni rilasciate dal Premier. I soldi per la ricostruzione post-sisma dell'Aquila ora ci sono, lo ha detto appunto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipando ad un incontro presso la sede dell'Istituto del Gran Sasso, Science Institute, un incontro cui erano presenti anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il presidente della regione Luciano D'Alfonso e la sottosegretaria con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, presente tra gli altri anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Il capo del governo ha spiegato di non aver voluto mettere piede in città in precedenza perché non mi era chiaro lo scenario, ha detto Renzi. Sono appassionato di comunicazione ma credo che in questa fase bisogna e si può diventare attivi. Per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico ci sono infatti a disposizione circa 6 miliardi di euro stanziati dal CIPE a ridosso della vigilia di Ferragosto. No a comparsate, no ad annunci shock o mediatici, sì a soluzioni di merito con discussioni aperte. I denari ora ci sono, ha rimarcato il Premier, ora bisogna fare di cassa. Preoccupiamoci di far partire tanti cantieri. Su questo fronte Renzi ha proposto una verifica periodica sui luoghi di ristrutturazione per fare un punto sistematico della situazione, dando massima apertura e trasparenza. Ciò significa anche verificare passo dopo passo la situazione economica della provincia. Sull'argomento ricostruzione possiamo certamente contare, ha concluso il Premier Renzi, sulla tenacia di Paola De Micheli, che sembra un abruzzese più di un abruzzese vero. Possiamo dunque lasciare questo argomento, ma come detto ulteriori approfondimenti ci saranno nelle prossime edizioni del TG6. Restiamo comunque all'Aquila perché questo è anche periodo della perdonanza celestiniana e vediamo qual è il programma previsto per la giornata di domani. Convegni, spettacoli e concerti. È fitto il programma degli eventi della 721esima perdonanza celestiniana per la giornata di mercoledì 26 agosto. Si inizia dal mattino con un convegno alle 11 a Palazzo Fibbioni, dedicato alla memoria dell'ex consigliere comunale Gabriele Perilli, sul tema dello sport e l'integrazione tra i popoli. Sempre nella nuova sede degli uffici del Comune Quattro Cantoni, sarà presentato il primo volume del Corpus Celestinianum. Nel pomeriggio alle 16, dalla Fontana Luminosa, partirà una visita guidata che condurrà i partecipanti al complesso di San Giuliano. Alle 18, nell'auditorium Sericchi della Biper, spazio agli amanti dello yoga, che incontreranno il presidente del Movimento Mondiale della Disciplina Orientale, Amadio Bianchi. In serata spazio allo svago, con lo spettacolo teatrale Amor che muove con Paola Gassman, nella Basilica di San Bernardino alle 19.30. La serata si concluderà con la tribute band dei Pooh, che salirà sul palco di Piazza Duomo alle 22.30.
Cambiamo pagina decisamente, 3 giorni dedicati al teatro comico. A Sant'Omero va di scena il Festival Nazionale della Comicità con la partecipazione di comici tra i più famosi del momento. Pronti, si ride, via. Direi di poter iniziare con questa boutade per annunciare l'edizione 2015 del Festival Nazionale Teatro Comico. Si riparte dal cabaret, la Fondazione Culturale Val Vibrata ha preso le redini quest'anno dell'iniziativa. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Allora, assolutamente sì, la Fondazione Val Vibrata oggi ha cambiato la sua direzione, ma continua a portare avanti quello che è un po' il must di questa fondazione, che era appunto la risata e il teatro comico. Ripartiamo dal cabaret, ripartiamo nelle date 26, 27 e 28 agosto 2015 con un'edizione particolare, un'edizione che torna al centro storico di Sant'Omero in una piazzetta particolarmente suggestiva, con artisti che vengono dal mondo della televisione, cabarettisti di nota fama. E appunto iniziamo il 26 con Marco Capretti e Antonio D'Ausilio, l'uno da Made in Sud, l'altro da Zelig. Poi il 27 agosto con Bruschetta, Zelig e Colorado e Sergio Viglianese da Zelig, e chiudiamo il 28 agosto con lo spettacolo di Antonello Costa. E ovviamente siamo molto orgogliosi di questo. Noi ribadiamo che per noi l'ingresso è libero, quindi aspettiamo numerosi in una cornice meravigliosa che è quella del centro storico di Sant'Omero. Sarà un allestimento suggestivo, ma soprattutto è stato creato un mini set televisivo che permetterà a tanti di poter gustare su maxi schermo anche l'evento, visto che spesso la mimica aiuta la risata. Sì, appunto, abbiamo provato con questa formula innovativa, ci siamo avvalsi di esperti e tecnici che ci hanno dato una grossa mano, e noi ci crediamo e speriamo che funzioni, siamo molto fiduciosi. Altre due le novità: una videocartolina promozionale del territorio che racconta il territorio dall'alto, e poi una videosigla, anche questa novità, per la prima volta caratterizzerà, infiocchetterà il teatro comico. Sì, noi proviamo a cambiare, proviamo a stare al passo con i tempi. È fondamentale che chi arriverà per il teatro, per il cabaret a Sant'Omero, è fondamentale che poi si renda conto di trovarsi in un territorio molto bello, che vale la pena conoscere. E appunto questa cartolina ci aiuterà, speriamo, a mostrare il meglio. Apriamo la pagina sportiva e chiaramente torniamo alla strettissima attualità, perché è tuttora in corso la cerimonia di presentazione del calendario 2015-2016 del campionato di Serie B. È stata sorteggiata la prima giornata, ne sono state sorteggiate di altre, ma per un ulteriore punto della situazione ci colleghiamo con l'Aurum di Pescara, con Alfredo Giovannozzi. Allora, come stanno andando le cose? Sì, grazie Andrea. Le cose stanno andando un po' a rilento, devo dire, soprattutto nella prima parte, perché ci si aspettava una cosa un po' più veloce. Intanto subito la prima giornata, le due abruzzesi che per il momento fanno parte del campionato di Serie B, vale a dire Pescara e Lanciano, entrambe in trasferta, il Lanciano a Vercelli contro la Pro Vercelli, il Pescara a Livorno contro il Livorno. Il Pescara apre dove aveva chiuso la stagione regolare nella prima parte, vale a dire con contro il Livorno, e poi quella Y che di cui si è parlato tanto, che rappresenterebbe il Teramo, affronterà la X in casa. Dunque, come si era un po' capito all'inizio, Y e X, vale a dire le due lettere che rappresentano il Teramo, l'Ascoli, l'Entella o il Catania, giocheranno tra di loro con la in casa il Teramo o l'Ascoli. Tante le novità introdotte in questo campionato, che quest'anno si chiamerà Serie B Conte.it, una multinazionale inglese che ha appunto anche delle sedi in Italia, che è il nuovo sponsor per la Serie B. È stato presentato anche il nuovo pallone e la nuova formula dei playoff. Verrebbe da dire una beffa per il Pescara, perché è stato introdotto il fatto che nella finale, in caso di parità di risultati e di gol e di differenza reti nella doppia finale, si disputeranno tempi supplementari e calci
calci di rigore, cosa che invece non è stata possibile per il Pescara nella finale contro il Bologna. Poi altra novità riguarda una partita che si giocherà la domenica alle ore 17:30, questo perché Sky ha concesso lo spazio, dunque si giocherà la domenica alle 17:30 e sarà uno dei posticipi. Si comincerà sabato 5 con l'anticipo e poi tutte le altre partite si giocheranno domenica 6. Vediamo invece le altre giornate. Nella seconda di campionato potrebbe esserci, tutti se lo augurano ovviamente, il primo derby, vale a dire Lanciano-Teramo, Lanciano Y è il sorteggio, e poi Pescara-Perugia, dunque partenza importante per il Pescara, prima il Livorno in trasferta, poi il Perugia in casa, pensate alla terza, c'è Bari-Pescara, Trapani-Lanciano e la Y che potrebbe essere l'Ascoli o il Teramo, come detto, contro il Cesena. Poi l'altra giornata, Latina Y, Lanciano Vicenza e Pescara Salernitana, ma andiamo veloci perché il derby tra Teramo e Pescara eventualmente ci sarà all'ottava giornata, quando il Bari affronterà il Lanciano. Come avrete potuto capire, non c'è più l'alternanza tra il Pescara e il Lanciano, il calendario le assegna o tutte e due in casa o tutte e due in trasferta, poi staremo a vedere se la cosa cambierà nel corso delle giornate. Qui siamo arrivati intorno alla decima giornata per quello che riguarda il sorteggio e il calendario. Noi torneremo in diretta dall'Aurum subito dopo la chiusura del telegiornale per seguire il resto della cerimonia e poi per i commenti e le interviste. Ricordo solo la prima di campionato, il Lanciano a Vercelli, il Pescara a Livorno ed eventualmente il Teramo o l'Ascoli affronterà in casa la Virtus Entella o il Catania. È tutto, Andrea, a te la linea. Ok, allora ci rivedremo e ci risentiremo tra poco, e questa è anche l'occasione per rinnovarvi l'appuntamento a subito dopo il TG6, perché se la cerimonia sarà ancora in atto andremo con la parte finale della cerimonia e poi comunque sia saremo di nuovo con Enrico Rocchi ed Alfredo Giovannozzi per le interviste del dopo cerimonia e magari per commentare anche il resto del calendario, a fare tutte le considerazioni del caso. Restiamo in tema di Serie B perché stiamo per ascoltare l'intervista ad un allenatore che ha allenato in Serie B, lo scorso anno era al Perugia ed è stato eliminato dalla squadra della sua città, il Pescara. Parliamo chiaramente di Andrea Camplone, che è stato avvicinato da Paolo Renzetti. Andrea Camplone, sta per partire il campionato di Serie B, che stagione si presenta secondo te? Ma come sempre una stagione difficile per tutti, anche se negli ultimi giorni di mercato diciamo che un po' il Cagliari sta sopra le altre, Bari, insomma le solite squadre che lotteranno per vincere il campionato. Ho visto anche un buon Pescara, ho visto un paio di partite, il Pescara ha fatto una buona squadra, quindi sicuramente sarà un campionato lungo e avvincente come sempre. Qualcuno continua ancora a chiedersi come mai Andrea Camplone è stato mandato via dal Perugia nonostante l'ottimo campionato scorso, visto che quella biancorossa era una matricola. Ma non è questione, il problema è che vogliono vincere tutti, no? Però all'inizio prima ti chiedono determinate cose come la salvezza e non le abbiamo raggiunta con 8 giornate di anticipo, poi si sposta sempre l'asticella, non siamo riusciti a vincere il campionato e da lì c'è stato l'esonero. Camplone è alla finestra, però qualche abboccamento, qualche cosa c'è stato in estate, forse stai aspettando la richiesta giusta, la richiesta che ti possa soddisfare dopo quello che hai fatto nelle ultime stagioni? Ma guarda, io sono sempre molto schietto, richieste importanti non ce ne sono state, a parte un paio della Lega Pro, ma in Serie B non mi ha chiamato nessuno, quindi però sto aspettando una chiamata importante, se verrà, se non verrà vuol dire che mi farò una vacanza. Camplone spesso viene accostato al Pescara, nelle ultime stagioni sei andato anche vicino al ritorno sulla panchina bianca-azzurra. Ma io sono un professionista, il mio lavoro, io vado dappertutto. Pescara sicuramente sarebbe la ciliegina sulla torta, visto che sono di Pescara, puro sangue, quindi mi piacerebbe allenare, anche se per un mese l'ho fatto, poi non c'erano le condizioni per continuare. Però per il momento hanno preso Oddo, che ha dimostrato di essere un buon allenatore,
questo sarà l'anno della sua conferma e sono contento per lui e per la mia città. Speriamo che quest'anno possa centrare la massima serie. Da allenatore, ma soprattutto da pescarese e tifoso del Pescara, secondo te che squadra sta uscendo fuori da questo mercato? E poi una domanda sull'attaccante che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo te Boaci potrebbe essere il nome giusto per il Delfino? Ma guarda, io l'ho visto un paio di volte, è normale che mancano, il calcio estivo è sempre il calcio estivo, però la squadra è stata sempre fatta con criterio, sono diversi anni che la società si muove bene, ha una buona squadra, è normale che mancano, sicuramente manca un paio di elementi, quindi la società sa come muoversi, l'elemento più importante comunque, visto anche l'esperienza che ho fatto l'anno scorso in Serie B, è quella di avere un pacco attaccanti molto importante, perché sono loro che fanno la differenza in questa categoria. Sul fronte delle inchieste sportive, sul sito della Federcalcio sono state ufficializzate, sono state calendarizzate le udienze per il secondo grado, per i processi d'appello, sempre all'NH Hotel Vittorio Veneto di Roma. Si inizierà giovedì, quindi dopodomani alle ore 14.30 con il processo per il Catania. Dopodiché alle ore 16 sarà la volta del processo sulla Combin o presunta tale di Savona Teramo e poi venerdì mattina alle ore 9.30 l'altra parte, l'altra tranche dell'inchiesta Dirty Soccer. Così dunque sono state calendarizzate le udienze. Sempre oggi sono stati definiti i tre gironi di Lega Pro, possiamo vedere le due grafiche, girone A e girone B con una squadra incognita per raggruppamento e vedete l'Aquila è stata inserita nel girone B come era anche lo scorso anno. Vediamo anche il girone C, in questo caso le squadre incognite sono due. Sono identificate da una W e da una Z, bisognerà attendere il nome della squadra che prenderà il posto del Castiglione che ha rinunciato all'iscrizione al campionato e poi bisognerà aspettare anche l'esito dei processi sportivi e solo dopo questi esiti si procederà eventualmente a effettuare dei ripescaggi. Giovedì mattina alle ore 11 saranno diramati i calendari dei tre gironi. Chiudiamo con un ultimo servizio il nostro TG perché è stata presentata questa mattina a Pescara la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia che si svolgeranno dal 28 agosto al 6 settembre. Si parte con questi Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una sfida anche da parte vostra. Sì, è una sfida soprattutto perché siamo partiti certamente in ritardo, però è una sfida che noi siamo convinti di vincere anche perché la struttura operativa al 90% è costituita da quelle stesse persone, figure professionali, che già ci hanno fatto fare bella figura nel 2009 per i Giochi del Mediterraneo. È una sfida anche perché è la prima volta, è la prima edizione di questi giochi, la difficoltà sta nel fatto che non abbiamo mai avuto la possibilità di avere parametri di riferimento, per cui essendo la prima edizione non sai quanti atleti arrivano, non sai quindi tutti i servizi annessi che si debbono collegare alla loro accommodation e quindi tutto queste sono grosse difficoltà, anche perché il budget che ci è stato assegnato è molto molto limitato, però con l'aiuto di istituzioni pubbliche, CONI, Regione, Governo, il Comune, gli sponsor che ci stanno dando una mano, le federazioni sportive, è stato un grosso lavoro di squadra per far sì che l'Italia e Pescara faccia ancora una volta bella figura. Prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, una grande occasione per l'Abruzzo e Pescara. Si tratta di una grandissima occasione per Pescara che scrive una pagina di storia eccezionale per il lancio dei Giochi del Mediterraneo e spiagge. Speriamo che tutto vada come nelle aspettative, che questi giochi possano essere sperimentati anche in futuro. Una edizione importante, la prima, avete avuto un grande appoggio da parte della regione Abruzzo e del comune di Pescara. Sì, c'è stata una grande partecipazione da parte delle autorità locali, della regione, del comune e anche del CONI, tutti uniti per la realizzazione di questi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Prima di chiudere il TG6 torniamo subito all'Aurum di Pescara ad Alfredo Giovannozzi che vedo in compagnia di Giorgio Repetto.
che è finito il calendario, allora mancavano due cose da dirvi. Il derby tra Lanciano e Pescara alla il 19 dicembre, mentre l'ultima di campionato, Latina-Pescara, queste le partite dell'andata, e Lanciano-Livorno, quindi il Pescara giocherà in trasferta con il Livorno. Giorgio Repetto, direttore generale del Pescara, abbiamo ascoltato prima nel corso della diretta con Enrico Rocchi. Beh, verrebbe da dire, come si fa in questi casi, partenza in salita. Livorno, Perugia e Bari. Non è comodo come calendario. E Salernitana poi. Vabbè, ma intanto prima o poi ci devi giocare. Il problema è come ci arriveremo noi, nel senso di forma, di disponibilità. Sicuramente alla prima avremo una decina di defezioni tra squalifiche e convocazioni nelle varie nazionali, per cui a Livorno... E non sarà comoda. A Livorno sicuramente saremo con una decina di giocatori in meno, però confidiamo nel mister, quello che riesca a inventarsi qualche cosa. Ecco, ci si arriva a questa prima di campionato dopo la chiusura del mercato, quantomeno ci si arriva con l'organico completo, anche se poi le defezioni non dipendono dal mercato. Quest'anno c'è questa novità, possiamo dire. Sì, però arriviamo al campionato, come dicevi tu, una settimana dopo la chiusura del mercato. Ora è stato un mercato per noi importante dal punto di vista delle cessioni, e chiaramente non è facilissimo rimpiazzare tutti quanti e riallestire una squadra che sia all'altezza di quella dell'anno scorso, però confidiamo, come l'anno scorso, che negli ultimi giorni riusciamo a fare 5-6 acquisti come Salomo, Memusciai, Pasquate e altri. Se non mi ricordo chi, ma comunque mi pare l'ultimo giorno di mercato ne prendiamo 5 o 6. Spero quest'anno che possa arrivare qualche giocatore che possa migliorare la rosa, e se no dovremo stringere i denti e cercare di fare il meglio possibile con la squadra, che sicuramente non è la squadra da buttare via, anche quella che abbiamo adesso. Repetto al posto di quella Y, che nome ci vede? Beh, io ci avrei visto volentieri il Teramo, ci vedo volentieri il Teramo. Il problema è che non so se sarà possibile trovarcelo, perché mi sembra che ci sia stata un po' di fretta in queste conclusioni della scorsa settimana, e il fatto che sia stato anticipato al 27 l'appello non è che mi faccia sperare tantissimo. Grazie a Giorgio Repetto. Allora, restituisco la linea a Andrea Costantini. Subito dopo il telegiornale torneremo in diretta con Enrico Rocchi per le altre interviste e i commenti su questo calendario. A te la linea, Andrea. Grazie ad Alfredo Giovannozzi. La cerimonia è ancora in corso, quindi molto probabilmente quando ripartiremo dopo questa edizione del TG6 ripartiremo appunto con la fine della cerimonia e poi con i collegamenti del dopo kermesse. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buona serata.